A pagina 63 dal libro Si cucina come voglio io di Edoardo De Filippo troviamo la ricetta di spaghetti con i broccoletti. Vediamo gli ingredienti. Un mazzo di broccoletti lavati e mondati, decime di rapa. Non sono friarielle. Sono cime di rapa. Degli spaghetti rigorosamente di Gragnano, possibilmente quelli con l'archetto che vi dà delle grandi forchettate. Mezza tazzina di olio d'oliva extravergine. Uno o due spicchi d'aglio. E poi o dell'olio al peperoncino, questo è fatto in casa, oppure del peperoncino, un paio di peperoncini, quelli secchi, abbastanza piccanti. Ora, all'occorrenza di qualcuno devo mettere una bella ricetta, una ciuchina ci sta anche bene, però noi rispettiamo la ricetta di Edoardo. E questa è la ricetta di Edoardo. Una pentola, l'acqua bolle e sarà salata e noi incominciamo. A mettere le nostre cime di rapa, i nostri broccoletti a bollire. Sono passati 6 minuti e noi caliamo gli spaghetti. Ripeto, questi sono spaghetti di Gragnano con l'archetto. Li dobbiamo soltanto far ammosciare un po', un po' alla volta. Quindi la cottura verrà fatta qua dentro. 6 minuti cottura dei broccoletti più 8 minuti la cottura degli spaghetti che fa anche rima. Lasciamo andare. Mentre gli spaghetti cuociono, padella bella calda, l'olio. Ecco qua. Mezza tazzina d'olio d'oliva extravergine, quindi non aspettiamo neanche che diventi troppo calda. Mettiamo l'aglio, 2 spicchietti d'aglio e poi, come promesso, una lacrima di olio al peperoncino. Questo è olio molto forte, piccantissimo. Ora facciamo soffriggere appena appena l'aglietto. Ci siamo. Allora, broccoletti, spaghetti a soffriggere tutti. E cominciamo a dare una mescolata. Quest'ultimo minuto di cottura, 2 minuti di cottura perché la pasta è molto al dente, la facciamo in padella. Aggiungete un po' di acqua di cottura, sia della pasta che dei broccoletti. Ora dobbiamo soltanto far tirare. Questa operazione è fondamentale perché l'amido si scarica in questa bellissima emulsione e mangeremo uno spaghetto meraviglioso. La cima di rapa è rimasta bella verde, questa bellissima emulsione verde. L'aglio sta qua, poi
chi lo vuole se lo può anche mangiare, fa bene alla pressione. Ecco, poi pochi istanti e possiamo impiattare. Ora impiattate così, io metto sopra un pochettino, qualche fogliolina tenerissima di cima di rapa, non cotta. E poi, siccome a me piace molto piccante, ci aggiungo un pochettino di olio al peperoncino. E siamo tutti pronti per andare in tavola con Edoardo. Buon appetito! Quanto è bella stu cielo, quanto è bella stu mare, tutta attorno ma pare che tu... Pare che questo piatto piacesse molto a Giulio Einaudi, che veniva a Roma e restava a pranzo con noi. Edoardo gli faceva trovare pasta e broccoli e mandava Iwet, la nostra cuoca eritrea, a cogliere i peperoncini verdi, fortissimi, coltivati in un grosso vaso di terracotta in cortile. E ci vuole il peperoncino. E sentimmo, viva Edoardo e alla prossima. Nada por cantar.